Allora, pronti? Mettiti un po' più inquadrato. Sono molto inquadrato, Glaxir, ma senza energie. grazie. Dipende. Arriva. Lo so, stavo guardando la chat mentre... No! Allora, ragazzi. Non avendo i grassi saturi è la cosa più secca del mondo. Buonissimo. Sì. Non è un gioco da giocare con una mano sola. Va bene, finisco il mio dolcetto mentre do il buongiorno. 8 come chili di fortuna e mi servirebbero. Servirebbero un po' a tutti questi chiletti di fortuna. Tu l'hai raccontato la disgrazia che hai fatto con l'ordine. Non so se hai condiviso. Se non vuoi dirlo, non lo diciamo. Hai condiviso, va Ho bene. condiviso, sì. Per chi non lo sapesse, ha ordinato con l'account appunto dell'azienda tutto l'arredamento per il suo ufficio di lavoro, quindi tutte le luci, le aste, portamonitor, La cazzi e ma, scrivania. la scrivania, tutta la roba insomma necessaria per lavorare per la casa nuova. Se non che avendo IKEA aveva l'indirizzo giusto e Amazon no. sì, ha fatto tanti ordini insieme e nella testa sua era tutto un ordine perché ha fatto tutto assieme, ma in realtà erano due siti Esatto. separati. E quindi in automatico ha messo l'indirizzo di casa, quindi questa casa. Quindi arriveranno qua tutti i mobili dell'ufficio Praticamente. di Monza, se non che non c'è letteralmente lo spazio Sarà molto divertente. dove metterli. Quindi arriveranno accatastati non si sa dove, coi vicini che romperanno i coglioni, ovviamente perché questa è una casa, non è un ufficio. E quindi saranno un sacco di pacchi e pacchettoni e poi bisognerà pagare un trasloco in più per spostare le cose invece di che. Raging Goblin, grazie. Quindi ieri c'è stato questo sclero mentre facevano altre cose. Eccoci. Ah sì, The King Mario. Esatto. Allora, Allora, ti ricordi cosa è successo, no? che abbiamo sbloccato il ponte. Sì, non solo, c'è stato anche Riccardo che ci ha salutato, un pochino importante come cosa. È più importante il ponte. E il ponte era in fondo, no? Il ponte era giù. E poi abbiamo visto Lorenzo che limonava Riccardo. Riccardo, sì. È un plot un po' particolare. Adesso non abbiamo Stalker, è incredibile. A meno che non arrivi Lorenzo. No, è giù che è finito. Adesso esci e te ne vai. Ma Guarda, guarda come si impegna. Quanto fiato ha questa ragazza. pure non è vero. In discesa che fiato devi avere? Per non cadere. Sicuramente ha più resistenza del cane, questo è poco ma sicuro. Cane scarsissimo. Go, Huey. No, beh, giustamente dico, ma Lorenzo non ti può inseguire, alla fine se la strisciava. Sì, certo, prima di succhiare Riccardo. Diventa il Tyrant. Certo, fai i piedi di lei, le zampette del cane, se Mamma mia, c'è tutto. una cacofonia Mi puoi seguire molto che... lentamente. Ma io faccio un F1 perché di rivedermi sta cosa non mi va. Com'è che. Piano. È ormai andata. Vabbè. Beh, ha avuto una morte dolorosa ed Sì. è stato succiucciato. Sì, è che ha detto.
Che la sua pelle è seccata perché è stata succiata. Ok. Che poi... Guarda, io... Quanto ico questo io, momento. Io nel dubbio farei così perché non vorrei che... perché turbo ora, ico. Perché qua ci sono un sacco di filmati e cose, ma sinceramente non mi ricordo dove sono. E mi ricordo che l'ultima live è stato un disastro mio perché non continuo a crash del software, quindi... Ammazza, è un faro. Ora arriva Yord. Ah no, siamo noi Yord. Io non ho fatto niente. Guarda d'intorno invece sto di guardare guardando, le tette. Sembra di giocare Scorn. Questo posto è stranissimo. Non che prima... Scorn con la carta da parati però. Esatto, non che prima la situazione fosse serena, perché insomma... Sì, mica si cambia. Mister, il problema è che manca il problema non è in alcuni casi con i software, è anche il costo. Chiaramente per recuperare il tipo Rule of Rose inacquistabile, sì. Ma semplicemente perché per me non li vale. Cioè non... Ma qui abbiamo a che fare con una casa delle bambole, tipo inquietantissima. Esatto. Il problema è che non solo, ma devi avere il software, l'hardware e devi avere anche la maniera per fare arrivare il segnale che non sarà mai pulito e ottimale come emulare da PC. Cioè questo è il fatto, non è solo una questione di comprare il gioco e avere il gioco perché non si trova più. Il problema è che devi anche farvelo vedere, devo anche farvelo vedere. Cioè non è così semplice. La presa scat quella è un'altra cosa. No, ma più che altro ci sono questi buchi in giro, questi posti che... Tu non mi stai minimamente ascoltando. No, sto concentrandomi sul gioco. So sì, che parlavi dei buchi. Dell'emulazione. Stai parlando dei buchi. No, io sento tutto quello che dici, sono multitasking, sono uomo. Sì, che cazzo dici? Le donne sono multitasking. La donna fa anche proprio per stereotipo il multitasking. La casalinga è multitasking. L'uomo quando mai è multitasking nella vita? Cioè lo stereotipo, la donna non sa guidare. C'è il Perry e poi il riposte. Appunto, quindi non è multitasking, è lineare. Sì, però leggi ad alta voce che allora, cosa sta succedendo. È tutto infiammabile. Quindi alla fine del gioco gli daremo fuoco a delle normalissime casse che distruggeranno l'intero intorno. Edificio. Guarda bene tutto. Sì, vado sotto adesso. No. Poi c'è questo design. Una tempesta di faville. Il linguaggio di questa signorina. Allora. Poi tu guardi lei e chiaramente vedi lei ha la classica bellezza mediterranea, no? Che sì. Fiona Belli, no? Sì. Tipico. Ma che cavolo? Ma che diamine? Il cane ha schivato. Merda, ha fatto l'ultra istinto. È la prima volta che troviamo il medaglione più. No, secondo. Viola. Questo silenzio. Good boy. Che paura. Ma poi tutte queste persone o tentativi di comunculo. Sono statue, forse, basta. Qui c'è il sole. Sol. Oh, questa è una porta? Non è una porta? Non è una porta. E lei è la tipica bellezza mediterranea da Europa dell'Est, no? Proprio quella mediterranea. Who's there? Poor Fiona. Riccardo put you through quite a bit. Unlike Ugo, Ugo was always a troublemaker, a bad apple. Ugo il padre. Ugo. I, Aureolus Lorenzo Belli, created them both.
Ma che... But then, along came that wench, Ayla. She stole Ugo away from me. È stata lei a prenderselo, non è che lui è andato con lei, Of course, then you came along, my dear. My dear Fiona. Fate brought you back to me. And now... You are mine. All mine. No! E basta. A posto. Si salva. Basta? Adesso possiamo prendere a calci un vecchio in sedia a rotelle. Ma... In realtà lui è velocissimo. Ti ricordo che ti sale il panico comunque non. Prendi a calci. Sembra una gallina comunque. Vai, vai, vai. Perché gli hai fatto il danno esplosivo. Una gallina comunque. Ah, forse non. Ah, ok. Si sta riposando, non sviene lui. Però almeno non è molesta la musica. Bella la regia comunque con gli occhi. Esatto. C'è uno suoni da ramen comunque. Good boy. Tu nel dubbio il candeliere d'oro che fa non te l'inculi, mi sembra giusto. È d'oro. Allora, proprio un bel candeliere. Non ho idea di cosa serva. Non si dice così. Ma il mio intuito femminile, che fino ad ora ha fallito sotto ogni punto di vista, mi suggerisce che dovrei trovare un modo per accenderlo. Capito? Non capisco il motivo, ma va bene. È l'intuito femminile, multitasking, esatto. Di cui parlavamo prima. Non l'hai letto! Allora, sì che ho letto. No, Lorenzo, sopra. Non l'ho letto. Sì, ma tu Lorenzo, devi fare... Quella voce, credevo che fosse dalla mia parte, speravo che mi aiutasse a fuggire da questo incubo. Perché mi sta facendo questo? Beh, andiamo dagli zampillanti favilli. Is that you? Azar! A posto. Risolto. Risolto il problema del cane, però. Azar! Salute. Ah, che paura! Ha aperto la porta. Era lì comunque. No, è dall'altra parte, mi sa. Ah, oh, sì. Guarda come runsa, oh! Ah, senza fare niente. E ora lo io appicciare fuoco alla Lorenzo comunque, piuttosto che esatto. Fare... Era lui, ok. Beh. Che rende l'effetto. Cos'è successo a lui che non è successo anche a noi? Visto che siamo a tipo 40 centimetri di distanza. Ah. Well, that was fast. Ma io non ho ancora scoperto cosa c'era là in fondo, bisogna esplorare. Dove? E dopo il candelabro. Sul
pavimento sono ammassate delle macerie del muro. Che esplosione formidabile! Formidabile, le è piaciuta tantissimo, quasi da ripetere. È stata un'esperienza fantastica. Good boy. Non è vero, ha fatto cagare, però... Non è vero, l'ha mozzicato nel collo. Solo all'inizio. Non è vero, gli ha dato un sacco di mozzichi. Poi ha sbagliato. Questa è una porta. Ah. Allora, giusto. Cioè... Non l'avevo neanche aperta la prima volta perché sapevo che cos'era. L'avevo intuito. Allora, c'è una meccanica in questo gioco che, vabbè, molto secondaria, ma che mi sa che tu forse non hai mai fatto, ma perché praticamente nessuno te lo spiega. Cioè, tu puoi mandare Yui a cercare cose, no? Lo so. E puoi trovare oggetti nascosti in giro. Considera che questa cosa è tipo il 60% di Rule of Rose. Ok. Perché c'è il cane pure là, ovviamente. E ti pareva. Però si combatte molto meno. Però fa proprio schifo il combattimento. Cioè, lì c'è proprio il combattimento. Qua sei... Qui non c'è, esatto. Lì ci sono la pistola, le cose. Però forse la pistola è segreta, mi pare. Non l'ho mai detto. Forse non è... Mi spoileri tutto. Vabbè, sì. C'è nella copertina la tizia con la pistola. Guarda che figo. Ah, ecco, siamo dall'altra parte. Sì, esatto. Il Rule of Rose si trovano un sacco di oggetti in giro. Prima senti il succhio, poi... Senza il cane. Ok. Bella questa esplosione. Mi fa morire. Ma non stai tornando indietro? No. Ah no. Mi sono persa completamente. Poraccio questo però. Poraccio. Al fit fetish insegue disperatamente. Ma è tutto molto eterogeneo, per poter dire. Per il termine. Se non dire casuale, sì. Esatto. Credo sia un generatore elettrico. L'interruttore è stato azionato, ma attualmente non riceve energia. Un demolitore. Un demolitore. Come fai a saperlo? Di solito questi arnesi vengono utilizzati per distruggere velocemente le pietre più grosse, riducendole in tanti piccoli frammenti. Ah, lei è un'esperienza minatrice. Avevo questo brutto presentimento. Gollum vuole l'anello. Lorenzo vuole i piedini. Il simbolo su questa porta è ovunque, signorina. Ne abbiamo viste altre due porte con questo simbolo. Ha fatto lo stage in miniera, sì. Questi piedini. No, fammi dammi un secondo, fammi leggere che dice. È collegata, ma non posso passare. Il cane non ci passa qui. Bello che il cane gli ha dato un ordine. Animalaccio. L'hai preso a calci, l'hai ignorato, l'hai punito. No, l'hai premiato quando manzo, non faceva. Un sacco di coccole. L'hai premiato quando non dovevi.
Ora gli do le sberle. No, e poi ti attacca. No. Good boy. A caso. Che mi segue. Ma non ti segue perché gliel'hai chiesto. Non puoi, non puoi. Ma uccidetelo. Non puoi. Vabbè, era c'è la musica dello Stalker, non puoi. C'era anche un canuzzo lì pietrificato. Allora, vediamo. La porta sole stava anche qua, mi sembra. Esatto. Se c'è una stanza strana, forse devi esplorare meglio lì. Sì, volevo vedere cosa diceva di quella pianta. Magari c'è un oggetto dentro. Di qua. Ah. Va bene. Invisibile. Dobbiamo lanciare un segnale a Ugo. Yui si chiama. Ugo il gatto. Sì, come quel cane a cui fanno vedere la torta a forma di cane, sì. Tagliata. Madonna, che cosa brutta. E si traumatizza. Che cosa brutta. Bataldo, grazie. Tesoro. Ah, tra l'altro, penso che ancora non ci sia arrivato nessuno a quel livello d'anzianità, perché io per prima non ci sono arrivata e chiaramente io ho l'icona più attiva di tutti, però con adesso abbiamo finalmente messo le nuove icone, quindi anche per chi è iscritto da tanto tempo avrà le icone nuove colorate fichissime. Presto, cioè presto, se continuate a seguire, ovviamente. Va bene. I cavi non portano da nessuna parte. Qua c'è una candelina. Insistono. Sembra palese quello che tu debba fare. Non capisco come. Grazie, Clatson. Oh. Esatto. Ci sono anche stemmi per i beats. No, abbiamo fatto anche stemmi per i beats. Molto ottimistici, ovviamente. Per i prossimi 10 anni. Questo non mi sembra che sto scherzando, letteralmente per i prossimi 10 anni. Come fai a non capire quello che devi fare? Cioè, mi sembra palese proprio. Ho capito. Forse nei paraggi c'è un interruttore. Ho capito. Questo non è. I cosi rossi non sono. Qui non c'è. Ma poi manca l'elettricità, quindi cosa premi a fare i pulsanti? Questo è un pulsante. Ovvio, cioè, come fatto a non capirlo subito? Mi sembra un macchinario a cui dai un calcio e si riavviano. Mica ti disintegri le ossa del piede. Vabbè, abbiamo capito, no? Fai subito un quick save, devo spappolare Fiona e vedere che cosa fa. Sei
se fai un scappo e muori. Molto pulito comunque. Si è messa in posa, infatti questa serve per vedere il culo con alcuni costumi. Ok, vai. Però il fatto che la cazzo imparta subito. Ah, va a pause. Non è proprio a pause. Fatta semplice. Rampi il culo lì sopra. Veramente innocente sto tipo. Cioè innocuo. Innocuo. È patetico. Pronti. Io boh. A prendere a cal... Che lui si è messo in posa. Ah, pure Blink. Lo sapevo che era Sol. Poi torno indietro. C'è anche l'altra parte però, Yes. Simbolo. Oh, c'è sole sopra. Che to. Good boy. Un po' di pollo. Ciao, pazzo 111. Perché manzo? È buono. Guardarti intorno, lascia fare. Vabbè, andiamo su, va. Così va avanti, mi sa. Fondo a questo corridoio? No, era in fondo. Ah, sì, perché siamo oltre la parete rotta. Ok, mi sono confuso. Pensavo che fossi in buio costante. No, no, sono incomata. Cosa sei? Incomata, sono distrutta. Hai una pomata? Sì, esattamente quello che ho detto. Ovviamente non mi dirà che posso buttarla, vero? Come Resident Evil santo. Ok. Non molti volumi di inglese, in inglese. Ecco. Detta anche latino, esatto, comunque. Tuttologa. Oh, oh, oh. Quello è un culo.
È un culo. Quello è palesemente un culo. È un culo, è un culo. Ah, allora. Disegno arcano è una mappa? Il disegno arcano? Vabbè, ha ragione, comunque. È palesemente un disegno arcano. Strano, questo armadio sembra deformato ai lati. Perché Alice nel Paese delle Meraviglie. Fortis, rafforza il corpo per un breve periodo di tempo. Ok. Sì, perché se tu ricrafti delle cose che non sai cosa sono, non sai l'effetto. Certo. Mentre se trovi queste cose... Ci sono diversi strumenti utilizzati nelle ricerche scientifiche. Qui sono stati ammucchiati alcuni taccuini. Non è certo. Un gioco di ruolo trovi un oggetto e sai che cosa no, fa. No, no, visto che abbiamo già craftato cose che non sapevamo cos'erano. La piccola scatola di Magnus. Magnus. Che sia il titolo del dipinto? Non è un dipinto, è un... In realtà è un indizio. Tu questa ti ricordi la stanza delle bambole? Beh, qui è dove metti la... Sì, c'è la... No, quella non l'ho aperta, questa non l'ho aperta neanche io. Io questa porta non l'ho aperta, mi sa. Qua ti stanno dicendo che se fai una piastra con questo, con la scritta Magnus sopra, puoi aprire quella cassettina che non si apre nel gioco se non sai come... Ok. Cioè, poi penso che ci puoi tornare indietro, ma è tipo affanculo. Ma vabbè, ma ci sono accessori preziosi dentro, mi sa. Non credo che ci sia dentro chissà che cosa. Figo. Però, alla luce del fatto che ovviamente non hai quick save, non hai un cazzo nel gioco originale, certe cose super rare. Non certo, non... ovvio. Fa pure il completismo, capito? È carino, infatti. No, tu sei carino, allora. E tu fai il completismo. Ah, io sì. Vai me. C'è un altro yo-yo, se sei bravo. Bravissimo. Vabbè, adesso il gioco è chiaramente finito, non succederà più nulla. Allora. Ma che... Ma è assurdo, tipo... Ecco. Been very naughty, Fiona. You're causing me much grief. Madonna, questo è... Con la voce del... Con la voce di quello sì, la voce di Riccardo, che è uguale al padre, ricordiamoci comunque. No, ma sì, ma questo è... È tipo lo zio... Gli sviluppatori si sono seduti intorno... Dentro intorno, ragazzi, qual è il vostro fetish? Ah sì, sta a vedere. Sono invisibile. Oh, how I love thee, Azoth. Cavolo. Looks like a dead end here. How unfortunate. Sì, ma è fighissimo. That was a close one, eh, Fiona? Ma che figata. Unexpected. What are you doing, Fiona? Just where do you intend to run? No need to get so upset, my dear. No. You simply cannot understand. Go, Huey. 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 Why must you run from me? Go here. La spina dorsale che ti fa 3D sul quadro. Non si apre. Devo usare qualche oggetto. How adorable you are, Fiona. Ho capito, aspetta. Sono incastratissimo. Everything I do is for the great truth. Go, Huey. Huey, salvami tu. I
At last, you are mine, Fiona. Ok, mi rimetto dentro. Ora, tra 20 secondi verremo teletrasportati in un'altra mappa. My dear Fiona. Era solo per essere molesti. Come to me, Fiona. Come to me, Fiona. Ok. C'era una scelta qua, perché è strano che ti facciano fare gameplay. Meta. Comunque ha dei piedi enormi. The most valuable thing in this world is the great truth. Human beings, human life, they are not capable of grasping this truth. We cannot merely sit idle and await the future. We must dedicate our lives to the realization of the truth. Lavanda. Guarda come non salva. Vabbè, perché lo considero come salvataggio fatto. Wires. Ma chissà se c'erano altre porte di là. Vabbè. Ecco, e continua. Ecco. Oh, bene, pure in prima persona. Bene, bene. Per nulla, no, no, io non so come. What's going on? You're not my. Azoth is the essence of life. We alchemists have the ability to convert it into power. We can live forever. Azoth, Fiona, belongs to me. È un po' confuso. Poi ha fatto. Cioè, sta ringio. Se le cose peggiorano. Sempre più grosso poi. Come to me, Fiona. I will now extract the Azoth latent in you. In order to realize the everlasting life of Aureolus Belly. C'è un po' Dio comunque, eh. Ok, ok, è un Borg. Cos'era? Era un cazzotto energetico, cos'era? C'era l'elettricità intorno al pugno. Minchia, gli è passata subito. Ma è figo. Io non ho assolutamente idea di come possa essere sopravvissuto e ringiovanito comunque. Ah, non credo ci interessi. Cioè, puoi essere immortale, avere fatto esperimenti quanto vuoi, ma se ti va sola. Scusa? Non è successo niente.
Non è successo niente. Aia, è un loop. No, sì. Qui adesso sappiamo pure com'era il papà di lei, esatto, da giovane. Sono tutti uguali alla fine. Che carina, che carino che prova a guardare la mappa lui. Stronzo! Ma mi prende a cazzotti! Non ti ha preso? Mi sa di no. Future. Non sembra soffrire molto. Metal Soul Future, che dice? Oh no. Anche lui ha il al pugno scorgino. Ok, è immortale. È uscito da un picchiaduro. Luci multiple. In origine tutto è incontaminato dal colore. Va bene. Mi aspettavo una seconda riga. Ah sì, che c'è un enigma qua. Io a quanto pare ho fatto first, questo non lo ricordo. First try, io non so com'è l'enigma. Cioè io l'ho fatto. O forse non è un enigma, non lo so, perché non leggi. Volevo prima vedere. You've gone astray, my dear. You're headed down the path of the wet method. Ok. The wet method. Dobbiamo fare RGB e CMYK adesso. Dobbiamo scoprire come stampare le cose. Allora. Mi sa che. Ah! C'era scritto una cosa comunque prima. C'era scritto una cosa nel diario. Ah vabbè, sì, che sta ringiovenendo. L'intera magione si sta trasformando, questo l'ho visto, sì. Perché infatti volevo esplorare, ma mi sono ritrovato avanzando di trama. Sembra strano, però. La risposta è il rosso, il blu, e vai sul giallo. Se tutto è incontaminato dal colore, bisogna andare contaminandoci nei colori più accesi. Colori come i ricordi ripetibili della mente si manifestano solo una volta nella vita. Ah vabbè, non devi ripetere. Non è un puzzle però. È tipo le formine triangolo cerchio. È una cosa molto astratta tra l'altro, chissà dove ci troviamo davvero. L'ordine con cui vengono legati insieme i colori rosso, blu, giallo e verde non è affatto importante, però l'importante è beccarli. Ma insomma, sto andando benissimo.
Mi stai dicendo praticamente che posso fare quello che mi pare. Alla fine tutti i colori devono formare il nero. Questo è il destino ineluttabile dell'umanità. Sì, insomma, non ci hanno pensato moltissimo. Anche se i colori formano il bianco, quindi non capisco che cazzo dice questo. È un pessimo alchimista. Vabbè, sì, ti ricordo il sistema solare con la Terra al centro e l'universo che gira intorno. Sì, comunque. Esatto. Pensa che scoperta di grande quando metodo metti scientifico. I colori. Cioè, più che altro, dico, ti basi su delle in questo caso, in questo universo, l'alchimia funziona. Cioè, l'alchimia funziona veramente. Sì. Quindi è reale, quindi le ricerche, gli studi e le leggi sono valide. Poi però hai una concezione dello spazio tutta tua. Esatto. Cioè, come possibilità te sei una cosina, sì, pure. Cioè, non è che dice ignoranza, credevano certe cose. No, questo sta ringiovanendo ed è immortale. Cioè, capito, funziona veramente. Oddio, è tutto cambiato. La mia esperienza con il Pongo mi insegna che la somma di tutti i colori fa il color merda, comunque. Non fa né il nero né il bianco, fa la merda. È vero. Il Pongo non mente. Il Pongo è la dimostrazione scientifica. Go! Vedo che il cane è stato molto bravo. Cazzatissimo. Guarda, li ha massacrati. Good boy. Oh no. Un labirinto. Le zampette birbanti. Ok. Ah. Sembra sia stata sigillata con una specie di potere magico. Questa è chiaramente la porta di Fullmetal Alchemist, comunque. Vabbè. Diamo un'occhiata se per caso è l'unica via. Clearly not. D'altronde è la grande verità. Madonna mia. Anche io, Erika, anch'io ho avuto proprio un flash, sì. Pareva. Oh. Beh. Ah. Sì, il gioco non ce l'ha. Cioè, ci sono dei piccoli bivi, ma alla fine ormai è finito. Cioè, esatto. Non c'è più il castello. Adesso. Mi ha trovato l'antimonio più potente, sì. Ma tanto. Visti gli esplosivi. Esatto. E l'ignoranza. Darks, grazie. Ma
exit. Come l'ha detto? Sit. Eh? Ha detto sit. Ah, sussurrato. Chissà se era inserito qualcosa qui dentro. Un piccolo frammento di un ramo spezzato. Piglialo. Madonna, come drifta! Yui? Hai fittato qualcosa? Annusando questi frammenti di legno, Yui dovrebbe essere in grado di trovare l'oggetto che qualcuno ha prelevato da questo posto. Vai! Go here. Trovalo! Avrei gradito affidarmi al fiuto, ma non possiamo fidarci di lui, non ha fatto niente. Eh no, devi farlo. Prova a indicarglielo. Esatto. Go, Huey. Ricordo come si fa, non avendo il controllare in mano non me lo ricordo. Queste meccaniche. Forse devi metterti più vicino, se eri troppo lontano dall'oggetto. Io non me lo ricordo, cioè. Go! È Dio, comunque. È una JoJo reference. È palesemente una JoJo reference. I found you. Fa pure la mossa, manca la mossa. I found you. Onestamente non me lo ricordo, cioè non... Go! Ride pure da solo, sì. Se ne va! Non ti rompi i coglioni, incredibile! Purtroppo non me lo ricordo come si fa. Go, Huey. Tu non hai niente nel... Non hai niente nell'inventario da usare. Oggetti chiave. No. Non me lo ricordo. Qualcuno può dire, cioè io non me lo ricordo. Cioè non... Non ci hanno pensato molto. Forse devi solo seguire.
Non va da solo. Non fa niente da solo. Io mi ricordo che avevo avuto questo problema, però. Cioè, non dovrebbe andare in automatico lui. Prego. Ah, quindi abbiamo solo Cross Jade, grazie. No, niente, allora vai, spippola. Che cagata. Forse a un certo punto lui utilizzerà il fiuto. Sì, vabbè, ho capito. E di nuovo, il cane utilizzato in un'altra maniera ancora. Che poi è stata finta, quindi è proprio una stronzata. E forse a un certo punto ti dirà... Aspetta, ricordati che hanno frame là. Ho fatto... E dai, puoi anche morire, eh? Ah, 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 ecco, ok. Ok. Va bene. Sì, ma avevo avuto pure io sto problema, infatti. Scusa? Sì, non te lo ricordi che le aveva... Sì, ma... Ma che ansia. In realtà la musica c'è stata proprio nel gioco. Era una normale casa un tempo. Questa verga. Non so bene come o perché, ma ho la netta sensazione di averla già vista da qualche parte. Papà te l'ha fatta vedere. Pessimo. In un libro. Gliel'ha mostrata in un libro. È il posto di Monster Hunter 3. Un'antica verga formata da due serpenti intrecciati. Il manico in legno ormai in cattivo stato e ha iniziato a corrodersi. Come quella di papà. Da ridere. Sei tutto tagliato, metti di diritto. Ai ai. Oh, ma mi sono perso. Ci sei. Palle. Siamo una verga. Mazza, neanche Zelda fa sti suoni. C'è la fornace della prima fiamma lì dietro. Smart come sempre, andare sul bordo di una fornace. Ma le mutandine mi sa. No. That is for naught. How long do you plan to keep this up? Non avrebbe senso che avessero mutandine, le ha fatto il tampone. Appunto. Let's finish this, Fiona. Round one. Ora parte Stand Proud. Che
cosa sei stato tu? Ma quella... Mi hai fatto... Cos'hai lanciato? Non ti sento, c'è troppo rumore. Cos'hai lanciato per terra? Niente, non sono io. Ce n'è un'altra anche qua. Ma ha capito. È un boss. Se è future. Future. Vedi che c'è future? Non ho mai sentito dire future. Pure tu però eh. Magari mi baffava. Sì, il vapore incandescente sicuramente a lei. Oh, si sta curati male. Prima che impanichi, per favore. Se si somma, sinceramente, no? Perde pezzi continuamente, mi sembra. Però sono quelle stesse. Bro! Madonna, che schiaffone! No, la lavanda è per il panico, non è per la salute. Hai oggetti da lanciargli, comunque, che hai accumulato per tutto il gioco. Sì, adesso... Cioè, come ben intuire, non è... poi ci esce il drago, comunque, giusto? Forse li puoi raccogliere, penso di sì. Non posso raccoglierli. Non so cosa sono, se no sci di cocco che perde. Le palle gli stanno cadendo. Non ma... Le posso calciare, però. Ah, merda. Ok. Ok, io non avevo assolutamente memoria di questa cosa. Ok. Yui. Madonna! Non so che mi serve sta cosa, ma la faccio è divertente. Io credo non averlo fatto, non me lo ricordo di aver fatto sta cosa. L'ho fatto, io l'ho fatta cadere, io non me la ricordo di aver non fatto sta cosa. Può caderci dentro però. No, si è svenuto, ragazzi, non muore il cane. Che palle sta cosa. La precisione è... Madonna! Devi solo fare un sacco di male e basta, e queste cose ti aiutano se non ce le hai. Se non hai oggetti. Se la lancio contro. Serve solo, secondo me serve solo a fargli danno. Può essere.
Io non mi ricordo che l'ho ammazzato a colpi di oggetti e basta. Non ho assolutamente fatto cose strane. No, chissà che suoni faceva. Vabbè, fatti ammazzare, non pensavo che ti interessasse. Ci ho pensato troppo tardi. Oh no. Cosa? Questo. Cioè, non mi ricordo quando ho salvato. Ah, ok, meno male, madonna. Il futuro, comunque. Beh, se ti vuoi far ammazzare... No, no. Dai, vai, vedi. No, no, tanto fanno tutti i maiali, cioè. Vabbè. Questo gioco nel combat non dovrebbe esistere. No, poi tu aspetta Rule of Rose, questo ti sembrerà Devil May Cry. Lascia stare. È una merda totale. Guarda, mi fate ammazzare a sto punto. Secondo me fai male pure al cane, comunque. Infatti, vedi, quelli servono per aiutarti. Se non hai, sì, se non hai oggetti, puoi fargli male col fuoco. Potrebbe anche indietreggiare, non nella lava, ma che figo. Comunque la risata l'ha sempre avuta uguale. Ottimo. Ora ascenderà. Non ti leggi il... Non riesce a trattenere le risate. Come se non avesse niente da temere, nemmeno la morte. Beh, nessun umano potrebbe sopravvivere a una cosa del genere. Come lo schiacciasassi. Ok. Andiamo, Vieni, Pov, grazie. Mi sta crollando tutto. Oh no. È morto, è morto. I Tyrant sono niente. Ma è morto, è morto. Ah, qua dovrei rimanere abbassata quando sento questo forte vibrazioni. Così sarò sicuro. Ah, la parte più divertente. Vanno a ritmo. Ho capito. A calci, a calci. Oddio. Esattamente a calci. No, Yui. Cosa gli dice a Yui? Non lo puoi fermare, è in fiamme. È obbediente. Oh no, aria di influenza di fuoco. Vediamo che dice. Che dice? No, ansimini un po'. Vabbè, diciamo che non è più nelle condizioni, insomma, per fare conversazione. Mamma mia, che pro, mamma mia, l'ha capito! Fuck! Poi lui non barcolla mica. Il cane. No, 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 che il cane ha quattro zampe, parlo dello stronzo mummia di fuoco. Kira, ti presto!
ti piacciono i riflessi. Che sta facendo? Poi con che forza vorrei sapere sta facendo questa cosa, però vabbè. Ok, che devo fare? Più che premere tasti e... Onestamente non me lo ricordo, ma sono abbastanza convinta di essere morta anch'io qua. Forse il cane, non me lo ricordo. Ma che merda. Salva le opere d'arte, no? Ok, mi fa piacere che... Ok. Sono abbastanza... non mi ricordo, secondo me sono morta anch'io qua perché non ho capito che cazzo devo fare. Ma ho premuto tutti i tasti spammandole. Devo fare bench press, sì. A parte che non la fermi una statua e ti cade addosso così. Come quanto dura la combustione di quest'uomo? Madonna. Ma cosa? La O è lunga? Sì. Sì, questa è la classica ultima parte del gioco in cui non sanno cosa fare e lo fanno velocemente e male. Questa è la classica cosa che post uscita del gioco viene patchata. Boh, chiamerò il cane. Il cane, ovviamente. Ho spammato i calci, ho spammato la corsa. Sì, no, il cane chiaramente ti aiuterà perché si sa come che... Come ti libera il cane? Che deve fare un cane lì? Che deve fare un cane? Yui! Non risponde. Non risponde ai comandi. Posso spammare questo, posso spammare questo, posso spammare questo, posso spammare questo, posso spammare questo. Stop! In avanti, prova ad andare avanti con la levetta, proprio in avanti. Fa niente. Non c'è neanche di un lato, prompt a schermo. Non lo so, L1, non me lo ricordo. Posso fare quello che voglio. Non mi ricordo. Eh beh, è un gioco di merda in questo, nel senso. Quindi non puoi chiamare il cane, non puoi premere A, X, A, B, Y, left button, right button, left trigger, left, right trigger. Su con la levetta. Quindi? Che devo fare? Non me lo ricordo. È talmente illogica la cosa che quando l'ho rimossa. Dice tenere premuto, dicono forse. Cosa tenere premuto? Non lo so. Ci sono 16 tasti sul controller. Ah, il cane avrà la porta in automatico. Che meccanica. Devi button smashing e basta allora. Eh? Button smashing, vai. Va bene. Farò button smashing del calcio. Facciamo così. Magari salva. Tutti. Tutti. Sì, non ha senso. Va bene. Questa cosa comunque. Tutti i tasti. Non ha assolutamente senso questa cosa. Ma dillo, metti lo schermo, cioè. Anche perché è un'altra meccanica nuova. Cioè, perché dovresti saperlo alla fine del gioco? Oh, mai. Vabbè, in questo gioco la comunicazione al giocatore è fatta male dall'inizio, eh? Questa fa paura comunque. Sì. Quanto è veloce! È arrivato prima lui, in realtà era una corsa. In realtà era una corsa. Voleva arrivare prima di te. È arrivato e sto primo! E niente. Che miseria, inquietantissimo. Ha vinto lui. A posto, culo. Per un ultimo jumpscare. Ci saluta. Terrificante. Terrificante. A posto. Questa volta sei davvero morto.
Fiona, te le spezzo con le mani. Thanks, Huey. La tranquillizza, capito? Ha sterminato la sua famiglia. Sarà Debilitas che mi faccia con la manina. Infatti. Ma è Bollywood. Sì, ogni tanto mi parte il Bollywood a caso, ma è già successo, tipo la cosa ripetuta tre volte. Huey. Eh sì, le accessorie sono una citazione a Clock Tower, a quanto pare. Ah. Chiaramente se la uccidevi non... Vabbè, certo. La cosa era diversa, no? Bravissimo. Lui ha ereditato il castello praticamente. Poi adesso Fiona che fa? Famiglia è morta. È in mezzo alla strada senza niente, senza soldi. Soldi, non sa neanche vivere, comunicare, figurati barattare. Demente. Vabbè, è grezzissimo, però comunque è figo. Capo supremo del castello. E comunque, a quanto pare, Debilitas fa quello che fa, cioè si comporta in quel modo anche a Nuso e tutto, perché è... tipo l'hanno provato a ibridare con un cane, per questo faceva quelle cose che annusava per trovarti, stava a quattro zampe, perché okay. È tipo mezzo cane, mezzo... Forte sfortuna Yuvat, livello cane A, amante dei cani. Livello cane A. Panico 16. E vabbè, adesso rivediamo gli altri film finali.